Siamo a pescare alla riserva Laghetto Azzurro, a Bolognese. Cerchiamo qualche striped. Prendo una manciata di pellet e la butto qua sotto. Poi, questi qui sono pellet secchi da pastura, sono i pacchetti da un chilo. Invece uso come innesco questi, che sono dei pellet che si usano anche a feeder. Sono pellet morbidi da innesco. Li innesco per, diciamo, la parte più larga e lascio l'innesco così, con l'amo che esce la punta. Poi sto pescando con tanto fondo. Ci sono un po' di striped qua sotto. Ecco, ne ho appena sbagliata una. Faccio entrare in pesca in galleggiante e ti mangiano. Aspettano che arrivi sul fondo, poi ti mangiano. Ogni tanto muovo il galleggiante così sembra che il pellet torni su e poi torna giù. Ecco, gli ho dato una toccata. Eccolo. Questo credo sia uno striped, perché da come parte potrebbe essere uno striped. Sono veramente grossi qua. Sto pescando con un filo del 20 e un terminale del 18. Tirano veramente tanto, sono pesci molto combattivi. Guardate Mullello come parte. Sto pescando con l'amo senza ardiglione, ovviamente, che pesco tutta a rilascio. Ah, no, è una trota. Che bella. La prima trota che mi tira così tanto. Sono molto combattive questi pesci, anche perché l'acqua è profonda, quindi appoggiamo la canna sull'amato, mettiamo senza artiglione e lo rilasciamo. E via. A few moments later. Mi mangiavano tutte in caduta quelle che ho preso. Trota? Sì. Trota. Però io mi diverto di più a spingere. La galleggiante tirano molto di più. Prima mi è partita una trota che credevo fosse una striped, da talmente tirava. Grossa? Minchia. No, no, non era grossa, però tirava tantissimo. Adesso arriva sotto il bus. Ingoia la trota. Sai che a me una volta è capitato. A me è capitato da Fialdini con Lucio. Se non voglio dismontare di montare. Capito, ma perché non ti sei portato la canna da spinning? Perché... Non sono riuscito a riprendere la mangiata, ma a averlo intravisto sembrava uno striped. Anche dal modo che di tirare. Guarda che ti passo sotto il galleggiante. Ok. Attenzione, mi stanno attimo storione. Non capisco se sia bello
Sì, è bello, beh. Bello striped. C'era un gatto prima qua. È salito. Esatto, poi mi ha visto e se n'è tornato giù. Bello. Minchia, un gatto americano? Quale? Non lo so, non l'ho visto bene. Ho visto solo che era un gatto, non ho guardato bene cosa fosse. Guardate che bello striped. Mi vado a rilasciare lì. Ce le ho lì. Che bello. Vai. Rilanciamo. Mangiano proprio una toccatina gli striped. Sì. Una toccatina proprio minima. E tu, ferratona massima. Striped. No, no. Sì, potrebbe. Hai visto il mio pelle? Potrebbe essere uno striped. È il mio pelle. Presumo sia uno striped. Quindi? Sì, credo sia uno striped. Andate mullendo. Carpa. Comunque ti conviene alzare un po' il fondo perché... E guarda che quanto ce l'ho lungo, non posso più recuperare adesso, cioè... E portiamo a casa anche questo striped. Se no io metto un galleggiante scorrevole, ce l'ho. Ci stavo pensando, ma poi ho detto non c'ho di rifare la montatura. Penso in punta proprio. Vai, bello. Buttaci un po' dei tuoi pellet buoni, va. Dai, due. Eccola. No, trota. Mamma mia. Oddio. Che partenza. L'ha mangiato tutto il gatto. Cioè, guarda, il mulinello. Il fondo è la sua. Come i tonni. Poi l'ho presa per fuori perché... Non può... Ma... Da due etti. No, è piccolo. Non può tirare così tanto. O l'ho presa per fuori. E invece no. No. È lei che è incazzata nera. Bella. È una bellissima livrea. Bello, ma non è vero. Ha fatto la capriera.